Sono, ragazzi, sono senza parole. Vediamo che cazzo hanno combinato. Bello, Madonna. Tra l'altro questi nuovi Todd, non so nemmeno come definirli, chissà chi sono. Welcome. Aspetta che mi alzo. To the Flower Kingdom. Ah, il regno dei Not so fiori! distant land. Ganzo! And just beyond the Mushroom Kingdom. Quindi loro sono i Todd del mondo dei fiori. Mario and friends were invited here by the benevolent Prince Bellino, Bork. ma sembra un torcibruco! But Bowser, the king Oh, of the figurati. Koopas, had other plans. Just a single touch of the mysterious Wonder Flower. Oddio! Bowser Bello il nuovo merged with. castello! Con un corno più grosso dell'altro e col coprica il copricapo dei Todd del mondo dei fiori. Florian's Castle. Bello! Bello il fumo con la Lineart. Cos'è? Bianca? Gialla? Non lo so. Verde, ok. Bellina la bandiera. Cazzo, hanno introdotto un nuovo mondo addirittura. Che figo, sono molto felice. Thanks to his newfound power. Che bella animazione della mandibola, avete visto? Dietro. Del castello di Bowser volante. Thanks to his Allora non si vede tanto perché ci sono io, però. newfound power, chaos spread across the land. Now it's up to Mario and friends Bella poi la nuova bocca di Mario, l'avevo notata anche nel primo to trailer. stop Bowser and save the Flower Kingdom. Oh, guarda chi c'è. O quel cappellone di Luigi? In this presentation, we'll go over what's new in Mario's latest 2D side-scrolling adventure, Super Mario Bros. Wonder. Let's jump in. Mamma This mia, is the che meraviglia! Ci Flower Kingdom. sono dei livelli, avete visto, con l'icona di Mario che salta e altre This cose. Guarda, eccolo lì, in alto a destra. is the Flower King Chissà. Quello sembra un fiore bomba, però è diverso. Kingdom. Six distinct worlds that circle. Allora, ci sono dei mondi che abbiamo già visto, la neve, la lava, però ci sono anche cose che non abbiamo mai Well, the visto. Petal Isles, Top making la a mappa total su of Mario seven Mario World. Avete visto l'icona delfino? Ma up che of cazzo six vuol dire sta distinct roba? worlds that circle the Petal Isles. Guarda, il fiore col delfino. Ci sono tanti tipi di fiori diversi nei livelli. Oh, non vedo l'ora. Making a total of seven areas to. Oddio! Pipe Rock Plateau? Petal Isles? Tanti mondi oscuri. Guarda quello che sembra una radice fatta a drago. Quello lì sembra un mondo alla Minecraft, quello a destra. Explore. Your adventure begins among the tubular hills of Pipe Rock Belli Plateau. sti nemici! Oddio, guarda qua, ci sono tutti i Once you nemici get past the nuovi! freezing foot of the mountain, you'll be aiming for new heights in Fluff Puff Peaks. Guarda Many quell'uacone! trials await amidst the picture. Ah, giustamente siamo in un nuovo mondo, ci sono i nuovi mostri, ma ce ne sono un sacco! Scenery and radiant cascades C'è of tutti i nuovi shining pesci, falls. nuovi... le nuove nelle, le nuove cose. Traverse multiple islands. Dive into the Guarda che bello, guarda quello sembra un rombo quasi. sea and spelunk through caves at the heart of the Flower Kingdom. Oh, guarda, ma lui The ricorda. Petal Isles. There's also an arid desert with white sand as far as the eye can see. And I. Infatti il deserto l'hanno cambiato di brutto, non è più come un tempo. Che bello perché sembra un po' tornato al mood dello stravolgimento totale che portò i Toy con i Land. È uguale, eh? Cioè con le spiagge bianche quasi di Also vetro. Infatti questa mi sa che piace anche Agnese perché lei odia tantissimo i mondi desertici. In Mario questo le and as piace. far as the eye can see, Sì, sembra il mondo di an Odyssey. uncanny forest lined with Che giant bella mushrooms, questa roba dei a funghi. scorching hot world full of molten magma, and more. Bello che li puoi A rich spegnere. variety of courses await Oddio, in questo è each difficilotto world. anche. Move around the map in each world to select C'è anche la difficoltà. Vedi, c'è collezionabile anche su quei fiori. courses await in each.
Ma per cosa uscirà? PC. Hanno detto ci vuole la 3090. Vedi, ci sono dei collezionabili. Ah, credo di aver capito. Mi sa che quelle icone rappresentano una roba che devi affrontare solo in quel livello. Per esempio, qua è la spirale dove Mario vola. Deve essere un livello tutto fatto così. Che figo. You can even walk freely through open areas you find. In these spaces, if you're not Quanta quite roba ready ci to take sarà? on a particular course, you can try a different one instead. Play them in any order you like. Once you've played a course, you can quickly come back to it through the courses menu. It's an easy Godo. way to find the ones you want to play again. Bravi per i completisti, certo. While in courses, you might notice some talking flowers. Get close and. Vabbè, consiglio. Via! Ah! Lui è Che ci doppiato. fai quassù? Che bel tramonto! They'll talk to you, Il tempo in livening up Isola your è adventure. importante. Che sapore hanno i Goomba? They might give you hints. Ce la fai ad arrivare laggiù? Che strana questa cosa, tutto nuovo. Anche sti fiori danno i suggerimenti parlando e cioè in Word c'era il punto esclamativo, ti davano i suggerimenti. Qua il fiore che ti parla in italiano Or assurdo. coins. Che sorridevo. Grazie. Ma troppo bello, mamma mia, non vedo l'ora. Besides Mario, you can also Ma quanti personaggi ci play sono? as Luigi, Peach, Daisy, one of Giustamente. two Toads, and Toadette. Toadette. They all play the same, so Ho sentito un Boing. Da chi è che l'ha and fatto? Toadette. They all play the same, so Ah, go with your favorite l'ippopotamo. or mix it up. Cambiata a The piacimento. Yoshis and Nabbit, on the other hand, won't take damage. They're a Allora, questo è per i bimbi. Per i bimbi, great per farlo choice giocare ai if you're looking bambini. for a more easygoing experience. Se avete più di 8 anni, anzi, più di 5 anni, selezionate loro, ragazzi, vendete Switch per piacere. Careful though, they'll still lose a life if they fall down a pit. Ah, So ok, watch your step. giustamente, cazzo. Additionally, the Yoshis can flutter jump, eat objects, and spit Vabbè, them l'easy back at a mode. Oddio, brutto! Hanno cambiato la. Non gli si gonfiano più le guance a Yoshi quando ingoia qualcosa, ma gli viene la balza. Additionally, the Yoshis can flutter jump, eat objects, Bello. and spit them back at enemies. Bellissima anche la corsa in aria, l'hanno migliorata un sacco. Sembra Speedy Gonzales, guarda. Speaking of enemies, here are some of the new ones you'll find. Hoppycats will copy the player and jump when you jump. Ah, che stronzi. Belle. Melon piranha plants will spit seeds from their mouths. Le piante piranha cocomero. Mamma mia, quante robe nuove, ragazzi. Tutto nuovo. Condors will fly at you and stick their beaks Gli into your business. attacondor. When conks attack, Bellissima they'll animazione di even plow tutto. through. Oddio, guarda i nuovi Twomp. I Bomp. Goo. Mumsies can be unraveled if you Belli i position mumi! yourself Sono just troppo right. belli! Ma che cazzo è Mumbles sta will eat roba? anything that Oddio, comes too close brutti! to their gaping Le mouths. squalamandre! There are plenty more new enemies for you to discover as well. Non vedo l'ora. Oddio, questi sembrano i Pallottolo Bill. Boh, ma che Goombas, Koopa Troopas, è? Vabbè, classici. Poos, Eccoli, bellini nuovi Rocky Twos, and other bastardi familiar merda. foes are also here. Ecco poi, oddio, Goto! Oddio, guarda Mario Trivella, incazzato! Next, let's look at the new power-ups you can find. In elephant form, make the most of your nose and your size. Guarda bella l'animazione! And your size. Swing your trunk to attack enemies, Viene un destroy rocks, tank! and even do this. Back. Oh, In godo! this form, you Finalmente, can easily vendetta! break through blocks and dash across large gaps. See? Ah, rallentisce If you pure. store water in your trunk and spray it out, who knows what might happen? Vabbè, sì, addirittura. Comodo quel nasone. It's not just Mario, though. Luigi, the Toads, Bello! Peach, Daisy, and Toadette Bellissima! all have elephant forms as well. The bubble form allows you Vabbè, to blow questo è light, floating stupendo. bubbles. They can be used to capture and defeat Oddio, ma è Bubble enemies Bubble! from a distance. È Bubble Bubble, They'll raga! also drift toward nearby foes.
You can take care of enemies surrounding you in one go. Defeat typically imperfect. Cosa c'aveva in testa Luigi? Take care of enemies surrounding you in one... Gli è spuntato. Oddio, ma il principe ti segue? Sta sempre con te nel cappello? And knock out baddies on the other side of walls. Ah, boy, addirittura. Like supera le barriere così. Bubbles make it a bit easier to get to those hard to reach places. Ci sono anche delle manovelle da te. Eccoci. While in drill form, you'll get a pretty nifty drill. This makes dealing with spiky or hard-headed enemies a breeze. Or you can use it to drill down. Certo. Te la puoi. It also allows you to burrow and. No, bello, come in Crash Bandicoot 2. Through the ground. Che ti tuffavi nel terreno. Sei uguale. È uguale. You can even burrow no, into the ceiling. Sì, dai, ma non è possibile. Ma quanta roba ci hanno messo. Ma quante novità, quanta freschezza. Da dove salti fuori? Plus, the classic fire form makes a return. Molto carino che tra l'altro ci sono queste robe poster, molto Splatoon, quando prendi i poteri. Oh, and you can hang on to an extra power up. Ok, questo c'è sempre stato. Bust out a power up. Giustamente, dai, questo c'è sempre stato. Cioè, c'è sempre stato, no, ma... Swap them to better fit the situation. Di solito si utilizza quando ci sono dei passaggi segreti solamente per quella trasformazione. Io sono contento perché si vede che Nintendo ha imparato tanto dai suoi studi second party. Io sono convinto che Game Freak abbia dato un grande apporto a tutte queste novità, a questa freschezza vista in Super Mario Bros. Wonder. Quindi top, bravi. This is a wonder flower, a plant that grows in the Flower Kingdom. It's said they thrive off this world's mysterious power and release it when it... Ah, questo è il tilt, il trip che avevamo visto nel primo trailer. Blue. That's the power Bowser was after. When you touch a wonder flower in a course, a wonder effect will trigger, causing some interesting changes. Vabbè. Pipes might start moving. Chissà cosa può succedere, raga. Feet of enemies can appear. The terrain may tilt. Tra l'altro questi non sono. Assomigliano molto ai triceratopi di Super Mario World. Feet of enemies can appear. The terrain may. Che belli che. Avete visto? Invadono anche il primissimo piano del. Guarda, guarda. Vanno sopra il livello, guarda. Guarda che bellezza. Che passano davanti. You can end up in a free fall. Oddio, nuvolotto, guarda che bello. Bubbles might bubble up. Your perspective. L'effetto mer. No, vabbè, raga, cammini sul muro. Or you might Galaxy through space. There are even wonders where your character transforms. Mario might become a Goomba? Vabbè. Ci hanno messo Galaxy, Odyssey. Mario might become a Goomba? Che bellezza. Or a spike ball. Oddio! Or blow up like a balloon. Oh, finalmente è tornato il Mario palloncino. Troppo bello, cazzo. When you touch a wonder flower, always expect the unexpected. Collect a wonder seed and the course will return to normal. Okay. Ah, questi sono i Goomba pomodoro, tra l'altro. Some courses need to be unlocked using the wonder seeds you've collected. Ci sta? Figo. You'll also earn a wonder seed as thanks from a poplin when you clear a course. Ok. Sono tipo le stelle di questo Mario. Spille. Oh, eccole finalmente. As your adventure progresses, you'll unlock in-game badges that change up the way you play. Ah, la prende il principe? La ficca nella corona. There are a variety of badges, each with its own special ability. Let's go over some of them. Okay. Slow your fall with the parachute cap badge. Cioè sono i perk praticamente. Enhance your wall jumping abilities with the wall climb jump badge. Unleash a burst of speed while underwater by equipping the dolphin kick badge. Ah, ecco cos'era il delfino. You can also break underwater blocks. Charge up a bounding leap with the crouching high jump badge. Shoot vines in midair and stick to walls with the grappling vine badge. Recover from dangerous drops instantly with the safety bounce badge.
easily find important items using the sensor badge. Draw in nearby moolah with the coin magnet badge. Become invisible to your enemies and yourself with the invisibility badge. You will not stop dashing with the jet run badge. And you can run in the air for a bit. There are many more badges with different abilities, from the convenient to the unconventional. Only one badge can be equipped per court. Sono senza parole. Equip them from the world map or when starting a course. Or if you don't. Cioè, che casino, per prendere tutti i segreti dovrai utilizzare la spilla giusta per poter arrivare in quel Make punto. It through, grab a different badge and try again. C'è una componente quasi RPG che hanno messo in questa roba, cioè, boh. Some badges can be earned by clearing special badge challenge courses. While others can be purchased from Poplin shops on the Hanno messo il potere di Exadrill, il Pokémon preferito di Dario. A me piace da morire Exadrill. World map. Be sure to exchange flower coins you collect in courses for badges. Oh, multiplayer. Up to 4 people can play locally on the same Nintendo Switch console. Pick your favorite character and jump into the adventure together. If a player is defeated in local co-op, their character will float around the course as a ghost. If another player reaches them before time runs out, they'll jump right back into action. Your group won't lose a life either. And just so you know, non c'è l'online, ma che cazzo serve a chi ci gioca, ragazzi, in coop locale. Siamo qui negli anni 90. Even if you're also playing as a Yoshi or if you're an elephant. C'è? Ora vediamone. Ah, c'è. If you connect online, you might see other players on the world map and in courses. Ma che nemico è lui? Enjoying the game in real time, appearing as live player shadows. Just like Cristina, mi ma ci gioca. If you're defeated, you can come back to life by bumping into a live player shadow. Players can send greetings and share in-game items. Even though you're playing together directly. Ma non puoi fare la stanza con i tuoi amici? Connection with other players online as you enjoy this new adventure together. Io non condividerò nemmeno un livello con nessun mio amico, assolutamente. Standees can revive ghosts, so place them in not so easy areas and help your fellow players. Ah, addirittura. You can purchase standee surprises from the Poplin shops to add more to your collection. You never know which standee you'll get. When you come into contact with an agent, you know. Ma ci sono pure 144 sagome da collezionare. Never know which standee you'll get. When you come into contact with an online player or their standee, you'll see their username and heart points. These points show how much they've helped other players on their adventure. Reviving ghosts, gifting items. No, raga, ma che cazzo hanno fatto? Ma cos'è sta roba? Reaching the goal pole together and more will earn you heart points. While playing online, you also have the option of creating a room to get together with friends. In a shared room, you can see which courses your friends are playing, enter courses together, and even race through certain courses. Start a race by hitting the race block. Boia, bellezza questa roba per gli speedrunner poi. Then make a run for it. Reaching the goal pole isn't grazie, the only Rakano, way to finish grazie, a race, though. Pumo, in some courses, you'll need to grab a Wonder Seed or defeat a boss instead. Bowser Jr. Tanto sembrava strano, era drogato. Or syncing up with friends for riveting races. Ah, okay. You can enhance your experience with online play. Mi incuriosiscono i nemici. Speriamo ci facciano una... non una guida, ma un artbook con i nuovi nemici, perché sono tantissimi nuovi. Cioè, sono tutti nuovi praticamente. Sì, raga, il design è quello. Uno mi ha detto, a me sembrano semplicemente dei bufali. Non mi sembra, aspetta. Si chiamano Reznor. Sono loro, ragazzi. Vediamo se vi trovo. No, ma non erano loro. Sì, tipo... Reznor, sono quei quattro che ruotavano. Secondo me era lui.
Ecco, gli assomigliano parecchio. I Bufali assomigliano comunque, cioè, perché sono tutti un po' ispirati ai nemici classici di Mario, però trasformati. No, quelli sono i Reznor, quelli che sputavano fuoco. Dico, ce n'erano degli altri, però non mi sovvengono. Poi mi vengono in mente. Mamma mia, che bellezza comunque, raga, che meraviglia. Jump into the unexpected with Mario and Friends when Super Mario Brothers Wonder launches on Nintendo Switch October 20th. Plus, a new Mario Red-themed Nintendo Switch OLED model console is also on the way. If you look closely, you'll find... Nintendo, io ci sono, eh. Ricordati degli amici! Ricordati degli amici! Mario and some hidden coins. E erano loro, raga. Non so se ve li ricordate. Questi qui. Sono rivisitati, ma bene o male gli assomigliano. Sono un misto fra i Rino Dino e i Reznor. Eccoli qua. Figo però che hanno rivisitato tutto. Poi ci sono i nemici classici. Mamma mia, che bellezza, raga. Veramente. Poi non mi aspettavo i Goombrat. Quelli non me l'aspettavo per davvero. È da tanto che non li vedevo più i Goombrat. C'erano anche nel New Super Mario Bros. 2 per 3DS. È vero, cazzo. L'unico che non mi è piaciuto tanto dei 2D. Che era troppo, troppo facile. Invece, da quanto ho capito, questo sembra il più difficile della serie. Da quello che è stato detto da Nintendo, poi non so. Le animazioni mi raccolgo. Cosa ne pensi dei livelli? Bimbi, è tutto stupendo. Cioè, io non sono... Non so cosa dire. Non so cosa dire. Sono veramente impaziente. Come diceva Almase oggi, questa è proprio la Nintendo Difference, che torna prepotente, non gliene frega un cazzo e che flexa la creatività. Creatività, idee su idee, continuazione. Giochi questo Spider-Man all'uscita? Che domande. Che domande mi fai? Questo qua tutta la vita. Spider-Man può aspettare. Mario è Mario, ragazzi. Mario meglio della figa sempre. Ora, non ai livelli di Sonic, Cash mancherebbe, però è comunque meglio della figa. Un livello sarà quasi ai livelli di Dungeon di Zelda, secondo me qualcuno sì. Ma col fatto che cammina sui muri, chissà se cosa si inventano. C'era già un livello, lo fecero con Super Mario 3D Land. C'era un livello alla Zelda, addirittura se spengevi tutti i fuochi si sentiva il suono del segreto di Zelda.